Salve ragazzi, bentornati al canale. Oggi facciamo gnocchi di riso fatto a mano. Ok, perché ho voluto fare questa ricetta? Perché ho visto varie ricette che girava su Facebook o su YouTube, nel quale che facevano gnocchi di riso utilizzando la farina di riso e poi la farina normale di grano. Allora mi sono detto, impossibile, perché uno sceglie gnocchi di riso, da quello che mi ricordavo da piccolo era solo riso. Cioè, formato da riso glutinoso e riso normale. Riso glutinoso, vi ricordo, non contiene glutine, ma semplicemente un tipo di riso molto più appiccicoso. Ok, partiamo da fare questa ricetta, vediamo. Misuriamo le cose, dosi, ok. Facciamo, guardate, 200 grammi più o meno di acqua calda. Farina di riso normale. Questo qua facciamo 100 grammi. Andiamo a versare. Invece questo qua, farina di riso glutinoso, farina di riso glutinoso questo qua, sono 200 grammi. Ok, andiamo a impastarlo qua, mettiamo farina, ok, mettiamo l'altra farina. Cominciamo a mischiare prima questo. Mischiamo prima due farine. Ok, mettiamo l'acqua. Vi ricordo, mettete una parte, girate un po' e poi mettete l'altra. Una volta fatto sto paletta, dobbiamo coprirlo tutto con la pellicola così riposa bene. Vi ricordo che utilizzavo pellicola perché sennò si secca. Lo mettete così, lo fate riposare per 20 minuti. Ci vediamo tra 20 minuti. Ok ragazzi, dopo 20 minuti che ha riposato, togliamo questo. Ok, adesso è un po' più compatto di prima e dobbiamo dargli una forma. Ok, questa è la forma del gnocco che ancora dobbiamo fare. Prendiamo la vaporiera, adesso spostiamo. Apriamo, vi ricordo che vaporiera è così. Composto dai buchi e poi c'è questo qua per fare l'avvio a vapore, che è una teglia per criglia che è antidelente. Nonostante questo, per fare l'avvio a vapore in questo caso dobbiamo metterci un'altra versa, perché deve, se no si scioglie verso, perché se no questo qua si scioglie e si va sotto stante. Allora mettiamo bene, ok, così deve entrarci quasi tutta. Spostiamo un po' qua. Ok, entra tutta. Mettiamo dentro vaporiere per 20 minuti. Così chiudiamo pure questo buco. Il fuoco dobbiamo mettere a medio alto, cioè medio sopra, un po' medio, non tantissimo caldo perché sennò si scioglie troppo. Ok, ci vediamo tra 20 minuti. Ok ragazzi, dopo 20 minuti dovrebbe essere pronto, quindi chiudiamo fuoco e prendiamo, vi faccio vedere,
Ecco qua, il nostro gnocco. Andiamo a togliere il vaporiere, che è bello caldo. Una volta tolto là, prende bacchetta, dobbiamo spostarlo dentro l'acqua. Ok, bello caldo, bello scotta, bello bello, scotta troppo ragazzi. Facciamo una magia, guardate. Togliamo la buccia. Ok, lo raffreddiamo subito. Ok ragazzi, dopo aver raffreddato tagliamo i nostri gnocchi, prendiamo, mettiamo, vi ricordo che il coltello, mettiamo un po' d'acqua, attento non vi tagliate la mano, è molto scivoloso, guardate, viscido. Ragazzi, essendo che è ancora bello caldo, è ancora troppo morbido, quindi lo facciamo indurire un po' raffreddandolo. Ok, tagliamo. Ok, diciamo. Ragazzi, guardate. Questo è il gnocco, la forma, dai, un po' forse più lungo di quelli fatti al supermercato, ma è bello, guardate. Tagliamo, schiacciamo. Ok, bagniamo il coltello. Che se ne non era più scivoloso. Ecco. Questi tagliati lo mettiamo dentro l'acqua così si raffredda ulteriormente, così possiamo andare a cucinare facilmente dopo. Comunque questa operazione potete farlo quando è tutto raffreddato, è più facile. Naturalmente è più duro da tagliare, adesso è più piccicoso da tagliare, ma più facile. Questo è il fantasma Casper, guarda. Guardate, questo è il fantasma. Occhio, bocca e la coda. Ragazzi, guardate che gnocco. Dai, questi sì che sono gnocchi. Andiamo. Ok, adesso andiamo a cucinare. Essendo i gnocchi appena fatti sono morbidi, quindi non facciamo più operazione di olio, nel senso sbollito dentro olio e poi sbollentato dentro olio. Inizio, andiamo direttamente a cucinare. Ok, fuoco. Caldo. Provo a sentire così. Basta da caldo, olio.
Ok, ingredienti per fare gnocchi ci abbiamo bambù, carota, zucchina e questo è il mio preferito, giusto? Mettiamo prima verdura perché erano crude. Mettiamo giusto. Mettiamo un po' di sale, un po' di glutamato. Infine mettiamo gnocchi. Mettiamo un goccio di vino e abbiamo finito. Ok ragazzi, impiattiamo. Ok ragazzi, adesso associamo prima un giusto gnocco, guardate com'è morbido, guardate. Commosso, buonissimo. Anche più profumato dei gnocchi classici, quelli che si comprano a industriali, diciamo, al supermercato. Ok, per finire beviamo pure un goccio di vino. Ok, vino è italiano, però beviamo dentro ciotola cinese. Mangiamo pure un pezzo. Molto più buona. Ok ragazzi, il video finisce qua perché lo devo finire mangiare. Ci vediamo in prossima puntata. Allora.